bello questo luogo, magico, misterioso. Forse qui ci sono delle fate, o forse ci sono delle streghe. Raccontare la storia del sale. Non saprei da dove cominciare. La scienza moderna ci dice che il nostro organismo, come ha bisogno di ossigeno o di acqua, ebbene ha bisogno anche di sale. E in cucina? Beh, come potremmo preparare tante cose buone se non avessimo il sale? Il sale è fondamentale per dare sapore. Ma, cosa ancora più importante, serve a conservare i cibi. Infatti un tempo era il sistema più utilizzato per conservare la carne. E anche oggi, dopo migliaia di anni, utilizziamo lo stesso sistema. Oh, però il sale bisogna saperlo usare bene, perché se ne mettiamo troppo, se sbagliamo le dosi, diventa tutto zannato che poi fa schifo. E infatti nel Medioevo, a Bologna, c'erano gli esperti addetti alla salatura dei salami, dei prosciutti, delle carni. Erano i cosiddetti salaroli. Sì, perché salare la carne era considerata un'arte. E infatti i salaroli erano riuniti in una corporazione, la cosiddetta Compagnia dei Salaroli, che aveva anche un santo patrono, San Matteo, che viene festeggiato il 21 settembre. Nel 1797, su ordine di Napoleone, la Compagnia dei Salaroli venne soppressa ed oggi non ci rimane che il loro simbolo, una cesta ricolma di sale. Allora, cari bambini, anche in memoria dei salaroli bolognesi, oggi vi insegnerò una ricetta che ha come ingrediente principale proprio il sale. Faremo un sale però aromatizzato, un sale profumato, la cosiddetta salamoia bolognese. Ci vogliono naturalmente tutti gli ingredienti che vanno mescolati al sale. Qui sulle colline di Bologna ho trovato un borgo dove c'è un orto medievale, l'Hortus Conclusus. E qui ho trovato le erbe aromatiche che mi servono. Ho trovato il rosmarino, ho trovato la salvia, ho trovato anche l'aglio. Allora adesso cominciamo la lavorazione. Primo ingrediente, rosmarino. Ecco qua, prendiamo alcune foglie di rosmarino. Bene, fate pure questa cosa insieme a me. Alcune foglie di rosmarino le mettete sul vostro tagliere e poi cominciate a tagliuzzarle. Sapete, il nome rosmarino non si sa bene da dove venga. Si pensa che venga dal latino ros marinus, rugiada del mare. Altri dicono che viene dal greco rops mirinus, che vuol dire arbusto profumato. Beh, insomma, a noi non interessa, poi alla fine basta cominciare a lavorare questo rosmarino che dobbiamo tritare molto finemente. Quindi attenzione, con il vostro coltello cominciate pure a fare questo lavoro. Sapete che la pianta del rosmarino nell'antichità veniva considerata una pianta che serviva proprio a, come simbolo della memoria, come simbolo della fedeltà. Tant'è vero che le spose utilizzavano delle corone proprio di rosmarino. Ecco, potete fare in questo modo, potete tagliare le vostre foglioline di rosmarino in modo molto fine. Più è fine, meglio è. Ecco, così. Molto bene. State lavorando anche voi? Ecco, vedete? Già si vedono pezzettini piccolini. Un tempo si pensava che il rosmarino servisse a rafforzare la memoria. Infatti in una commedia di Shakespeare, in un dialogo tra Ofelia e Amleto, a un certo punto dicono: ecco laggiù il rosmarino, la pianta del ricordo. Ma chi era sto Shakespeare poi? Non me lo ricordo. Boh. Ecco qua, ho finito di tritare il mio rosmarino, lo metto da parte nel mio tagliere e adesso passiamo al secondo ingrediente. Aglio! È un bulbo con tanti spicchi. Ne prendiamo uno e lo speliamo. Sapete che nell'antico Egitto i faraoni davano tantissimo aglio agli operai che lavoravano per costruire le piramidi. Serviva per difenderli dalle malattie, soprattutto dalle infezioni. E poi dava anche forza fisica. E poi con tutto l'aglio che mangiavano, chissà che puzza, quindi parlavano meno e lavoravano di più. Allora cominciate anche voi, va? Cominciate a tagliare l'aglio a pezzettini, in questo modo.
e poi a pezzettini sempre più piccoli. Basta un mezzo aglio, un mezzo spicchio, è sufficiente. Viene bene? Forza, lavorate pure. Ah, mentre tagliate l'aglio, vi posso anche insegnare uno scioglilingua. Allora, siete pronti? Bene. Sul tagliere l'aglio taglia, non tagliare la tovaglia. La tovaglia non è aglio, se la tagli fai uno sbaglio. È bella, eh? La rifacciamo. Sul tagliere l'aglio taglia, non tagliare la tovaglia non è aglio, se la tagli fai uno sbaglio. Aia, mi sono tagliato. Si dice anche che strofinare la testa con l'aglio una volta alla settimana serva a non perdere i capelli. Io però devo averne usato un po' troppo. Secondo una tradizione popolare si dice che l'aglio tenga lontani i vampiri. Secondo un'altra storia, addirittura bisognerebbe indossare una collana di aglio il 24 giugno per tenere lontane le streghe. Ma figurati se io ci credo a queste cose qua. Ah! Oddio, scusate, io il telefono, per favore. Bene, abbiamo finito di tritare l'aglio, adesso lo mettiamo da parte e passiamo a un altro ingrediente, la salvia. Ci sono tanti tipi di salvia, comunque tutte appartengono alla famiglia delle labiate. Allora cominciate a tagliuzzare un paio di foglie di salvia in questo modo. Sapete, la salvia è originaria dell'Europa meridionale. Poi si è diffusa un po' dappertutto, anche in America è molto diffusa, sì. I fiori di salvia sono ricchi di nettare e quindi spessissimo le api amano visitare i fiori di salvia. La parola salvia viene dal latino salvus, che vuol dire sano, salvo, in buona salute. La salvia viene usata in tanti modi, in medicina, in profumeria e naturalmente in cucina. Pensate, le foglie di salvia si possono anche friggere. Che bontà, che bontà! Bene. Abbiamo tritato la salvia, abbiamo tritato il rosmarino, abbiamo tritato l'aglio. Adesso mettiamo tutto insieme qui nel centro del tagliere. Aggiungiamo a questo punto un pizzico di pepe. Non troppo, non esagerate, appena appena. A questo punto non rimane altro da fare che mettere naturalmente lui, il sale. Dovete rimescolare in modo che tutti gli ingredienti comincino ad amalgamarsi l'uno con l'altro e il sale comincerà a cambiare colore. Con il vostro coltello continuate a rimescolare, continuate a tritare, così piano piano il sale prenderà il profumo degli aromi. Ecco così. Poi la cosa migliore è utilizzare un mattarello. In questo modo. Ah, sento già un profumo che si alza dal mio tagliere. Continuate pure a fare questa operazione. La ripetete diverse volte. Piano piano gli ingredienti saranno sempre più amalgamati. Dopo aver fatto due o tre volte questa operazione, il vostro sale odoroso, la vostra salamoia bolognese sarà pronta e la potrete tenere in cucina sempre pronta all'uso per insaporire le carni, per insaporire il pesce, anche le patate fritte. Insomma, ci sono tante occasioni per usare la salamoia bolognese. Una curiosità, la parola salario deriva da sale. Perché i soldati dell'antica Roma ricevevano come ricompensa anche una certa quantità di sale.
Questo ci fa capire come questo elemento fosse importante, prezioso. Da sempre il sale è simbolo di amicizia, saggezza, sapienza. Però rovesciare il sale porta male. Ecco qua, il nostro sale odoroso è pronto. Sapete cosa faccio? Lo metto in un vasetto, così lo potrò conservare per un bel po' di tempo. Ecco. Fate la stessa cosa anche voi. Chiuso in un vasetto di vetro, rimane buono per parecchi mesi. Web e gnam, allora vi auguro un buon appetito con la salamoia bolognese. Ah, il sale, che bella invenzione. Sapete quel modo di dire avere sale in zucca? Io quasi quasi ne approfitto.